Amici sportivi di montedivelocità.com, buonasera, siamo qui al Palasport Pippo Coppola con coach Di Lorenzo. Coach, domenica è andata come è andata, domenica prossima però arriva la capolista, Magic Team Benevento. Sì, dico che domenica è andata come è andata, abbiamo avuto un evidente calo alla fine della metà del quarto quarto, dove oggettivamente tutte le situazioni che noi sapevamo, ce l'avevamo detto in settimana, con infortunati, con gente che ha dato il 2000 per 1000, è andata così. Domenica arriva la capolista, bravo Salerno che ci ha creduto fino alla fine, voglio dire la verità. Domenica arriva la capolista, una signora squadra, fatta di giocatori importanti, a punteggio pieno, ma noi portiamo sempre lo stesso motto: non ci nascondiamo dietro le difficoltà, ci sono, ma non è una scusa. Noi dobbiamo vincere la partita domenica, dobbiamo fare il massimo, poi se sono più bravi sono più bravi, il campo deve dare il responso, ma noi non dobbiamo lasciare nulla di intentato, e per questo stiamo lavorando in questa settimana. Salvatore Enrico con Febbre Citante si è fatto 6 minuti di buon basket, i 6 che hanno giocato praticamente hanno dato l'anima, però Salerno aveva più panchina. Sì, aggiungici Reggio che da venerdì era con la febbre a 38,5, Mario Innocente che all'inizio del terzo quarto ha avuto una ginocchiata sul quadricipite e che l'ha costretto tantissimo, l'ha limitato moltissimo. Però ti ripeto, non sono scuse, non si può comunque perdere una partita quando hai quel bottino di vantaggio e riuscire poi a giocarti là un supplementare. Tieni conto che anche al supplementare eravamo andati su di 4, anche nel supplementare. Quindi in genere quando è supplementare sei 4-5 punti su, le statistiche dicono che vinci, invece noi perdiamo. Coach, allora diamo appuntamento ai tifosi montesi al Palasport Pippo Coppola per domenica. Sì, ci vuole il tifo delle grandi occasioni per domenica, perché arriva prima di tutto, ci sarà un bel basket perché arriva la capolista. Noi non siamo da meno perché... Forza Virtus, ragazzi, ci vediamo domenica tutti quanti, forza! E come dice Dario, forza Virtus, ci vediamo domenica tutti quanti qui, numerosi, mi raccomando. Com'era il vecchio motto, te lo ricordi? Anche le pietre di Monte di Procida al palazzetto. Speriamo in voi, grazie. Grazie coach, in bocca al lupo per domenica. Grazie.